anni 30 dell'Ottocento, Torino di notte era una città piuttosto buia. Per la verità, alcune strade erano illuminate con lampioncini ad olio, ma l'olio era caro e si consumava in fretta. Chi voleva far tardi doveva girare con candele e lampade al seguito. Non era una vita facile per i nottamboli, ma Torino, si sa, è vicina alla Francia. Fu a due francesi, François Raymondon e Hippolyte Gautier, che venne in mente, usando delle bombole, di illuminare con il gas manifatturato, cioè ricavato dalla distillazione del carbone, un caffè. Il caffè Biffi, in piazza Vittorio, angolo via Bonafous. Era il 1832. Quattro anni dopo, dietro loro ispirazione, nasceva la Compagnia di Illuminazione a Gas per la città di Torino. La prima officina per la produzione del gas in Italia fu costruita così a Porta Nuova, vicino a dove oggi c'è la stazione centrale di Torino. Nel 1850 l'officina garantiva il funzionamento di 284 fanali per tutta la notte e di altri 223 fino alle 3 del mattino. Quello stesso anno, due fratelli torinesi, Gaudenzio e Francesco Albani, chiesero al municipio la licenza per costruire un'altra officina del gas a Borgo Dora, non lontano da Porta Palazzo. Nasceva la Società Anonima Piemontese per l'Illuminazione a Gas di Torino. Per cinque anni Porta Nuova e Borgo Dora si fecero la guerra, poi decisero di unirsi. Dalla fusione delle due nacque la Società Gas Luce di Torino. Era il 1862. L'Italia era stata unificata da appena un anno e i proprietari dei maggiori alberghi, teatri e caffè di Torino incominciarono a pensare che, con un unico gestore, la rete di distribuzione era bella e capillare. Gli impianti di produzione facevano invidia, però il gas era diventato terribilmente caro. Diedero vita allora ad una nuova società su base cooperativa, formata da consumatori. Nasceva la Società Anonima Consumatori Gas Luce di Torino. Finalmente fu costruita l'officina di Borgo Vanchiglia, l'unica che oggi è ancora visibile. Forse, per riprendersi dallo smacco, la società Gas Luce di Torino, ormai proprietà di una banca, aprì nuove officine a Pavia e Bergamo e assunse il nome di Società Italiana per il Gas o Italgas. Con due società in concorrenza tra loro, il prezzo del gas a Torino rimase lungo il più basso d'Italia e il gas arrivò a illuminare tante case, non necessariamente ricche, non necessariamente nobili. Tutto sembrava andare bene per il gas illuminante quando, alla fine dell'Ottocento, qualcuno inventò la lampadina elettrica e, ironia della sorte, fu proprio alle porte di Torino che Alessandro Cruto aprì una delle prime fabbriche italiane. Il gas però poteva essere usato per tanti scopi. Poteva scaldare e poteva cuocere. L'illuminazione a gas spariva, ma entravano nelle case caloriferi, fornelli, fornellini, scaldabagno, tostacaffè, ferri da stiro e motori, tutti a gas. Così, nonostante l'elettricità, iniziò il Novecento e l'officina Vanchiglia divenne sempre più importante. Il carbone arrivava in nave dall'Inghilterra fino a Savona, con una funivia passava l'Appennino e con treni e trenini arrivava a Vanchiglia e nelle varie officine della città. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, le officine del gas furono dichiarate di interesse militare e l'approvvigionamento di carbone dall'estero diminuì. Molti gasometri in giro per l'Italia dovettero chiudere, ma Vanchiglia no. Anzi, quando la guerra finì e il carbone cominciò a tornare ad accumularsi vicino ai gasometri, la Società Anonima Consumatori Gas Luce di Torino comprò tutti gli impianti torinesi della Società Italiana per il Gas, dando vita alla STIGE, cioè alla Società Torinese Industrie Gas Elettricità. A sua volta, la Società Italiana per il Gas si stava trasformando in quelle che oggi chiameremo una holding. Finì con il comprare anche la Stige, insomma con il ricomprare se stessa. In questo modo l'officina Vanchiglia divenne per tutti l'officina Italgas. Nel 1929 l'economia mondiale andò gambe all'aria.
chiudevano le banche e Italgas se la vide brutta. L'espansione riprese a metà degli anni 30. Furono assorbite aziende toscane, venete, romane e triestine e il nome divenne definitivamente Italgas. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Italgas era la maggiore azienda del gas italiana. Durante la guerra, sia l'officina di Borgodora, sia l'officina Vanchiglia furono bombardate. L'officina Vanchiglia, in particolare, fu talmente colpita da dover interrompere il servizio. Con la fine della guerra, l'Italgas iniziò ad investire nel metano e in vari idrocarburi, in particolare il GPL, che oggi si usa nelle automobili, ma che allora serviva per allungare il gas prodotto con il carbone. Dalla fine degli anni 60, Italgas passò di mano in mano, un poco di Stato prima, il mercato poi. Tra gli anni 70 e gli anni 80 del secolo scorso, tutta Italia passò al metano e Torino fu la prima città con 1 milione di abitanti a farlo. Da allora non c'è più bisogno del carbone, delle navi, dei trenini e dei gasometri. I gasometri di Vanchiglia però sono sempre lì, con il loro scheletro di ferro per ricordare a tutti che in un tempo in cui il buio era davvero buio, operai scuri come il diavolo e grossi come montagne stavano lì a spalar carbone e a smuoverlo dentro fornaci che sembravano la bocca dell'inferno, per dare un poco di luce alla città. Ho visto delle montagne enormi di carbone, carbone coc, carbone fossile, treni, vagoni che andavano su e giù, poi un rumore infernale perché era dato dalla classificazione, era chiamata classifica, ma era né più né meno che un'apparecchiatura che setacciava, no? Era un grande setaccio che era disposto a un 30 metri d'altezza, no? 30 metri d'altezza. E cosa faceva questo? Classificava il coc. La produzione comportava una movimentazione giornaliera di alcune tonnellate di carbone, sia carbone fossile che carbone coc. Tutto il carbone che veniva poi accumulato nei piazzali dell'officina qui di Corso Regina. Il cumulo più alto era dato dalla carbone coc, che tanto per dare un'idea era alto come una casa di 4 piani. Ho visto tre trasformazioni, c'era ancora il carbone che arrivavano, c'era da Vanchiglia che veniva i vagoni qui che scaricavano qui, direttamente qui all'Italgas che scaricavano e poi c'era la scelta del carbone e poi dove è passato al GPL e poi dopo la terza e poi il metano, che c'era le camere di gas di sopra, che c'era i turni e poi andavano a scelta del carbone che poi veniva anche portato ai dipendenti che quando veniva scelto il maciaferro, chiamavano il maciaferro, che erano i pezzi che quello buttava via e l'altro veniva adoperato a casa nelle stufe. Scaricare il carbone, il lavoro era molto duro perché si vedeva proprio anche il passaggio stesso quando le persone passavano qui su Corso Regina, diciamo, vedevano queste treni che venivano scaricati dai nostri anziani. Ecco, diciamo, allora il lavoro era così ed era duro anche per questo, perché facevano i turni e pesantissimi. Diciamo. Detti i forni, era un lavoro particolarmente pesante e anche rischioso perché dovevano sollevare i coperchi delle camere di distillazione e con degli attizzatoi lunghi anche più di 3 metri dovevano intervenire per staccare il carbone che tendeva incandescente che tendeva a fissarsi alle pareti delle camere di distillazione. Prendevano questi omoni che avevano il compito appunto di, con delle barre di ferro lunghe 4-5 metri e del diametro 4-5 centimetri, pesavano l'ira di Dio, no? Dovevano rompere questi
questi agglomerati di, sia di coke, che era quello che riscaldava le camere, sia del carbon fossile, che era all'interno dove si distillava il carbone, e quindi doveva abbattere questi ponti che si formavano, no? Ma voi calcolate che per infilare queste tige, le chiamavano, queste sbarre di ferro, dovevano aprire un rubinetto, no? Rubinetto è il diametro di 2-3 pollici, quindi di qui usciva del gas, poco da fare, o prodotti della combustione. Quindi questi uomini, dato che questo era all'aperto, no? C'era un piano con tutte queste bocchette, no? E praticamente la temperatura ambiente era quella specie d'inverno, si scendeva anche a meno 7, meno 8, meno 10, dipende dalla temperatura di Torino. D'estate no, ma d'inverno la cosa era più triste. Quindi questi addetti aprivano queste bocchette, infilavano questa sbarra, quindi ricevevano queste esalazioni di ossido di carbonio, di gas, di anidride carbonica, cioè prodotti da combustione. Quindi davanti avevano un 50-60 gradi, dietro aveva la temperatura ambiente, quindi una temperatura bestiale. Quindi temperatura, cioè il salto termico era, dietro avevano freddo, davanti avevano caldo. Era gente che doveva resistere a questi sbalzi di temperatura. Si davano il cambio, no? Continuamente, perché ognuno batteva, poi si andava a riposare, eccetera, eccetera. E c'erano squadre di 30-40 persone. Al cambio turno era interessante vedere questa gente, no? Che scendeva, no? Tutti questi omoni che camminavano, no? Avevano degli zoccoloni, perché il gas, quindi tra il gas passava degli zoccoli, perché là su questi forni c'erano delle lamiere in ferro, ma le lamiere erano praticamente solo roventi, però erano 60-70 gradi. Quindi questi zoccoli con uno spessore di legno, no? Di 4-5-6 centimetri, isolavano i piedi da quello che era la temperatura di queste lamiere. Pertanto lavoravano in un ambiente molto, molto caldo e consumavano, chi era detto per non essere disidratato, consumava dai 6 agli 8 litri di acqua nelle 8 ore. Si vedevano queste squadre che tutto un camminava, tutti neri, e una squadra di, come ripeto, di parecchia gente, no? Poi cosa faceva? Andava a bere il latte, perché, che passava sempre alla società, perché per contrastare l'azione dell'ossido di carbonio. Mezzo litro di latte al giorno, ma siccome erano gente che preferivano bere il vino invece del latte, il latte lo usavano per fare dei tomini. Chi gli faceva osservazioni, ma guardate che il latte che vi danno è per disintossicare. E loro dicevano che il latte lo assumevano in forma solida, anziché di perché erano gente che faceva delle mangiate, delle bevute colossali, però quando erano fuori dal turno di lavoro, perché nel turno di lavoro dovevano essere con la mente limpida, perché il pericolo di ustioni era sempre presente. Entrare all'Italgas era un po' il sogno di tanti, perché prima di tutto era un lavoro di prestigio. Persino questa gente che lavorava in queste condizioni ambientali, che non erano proprio ideali, io non sarei venuto a lavorare in quelle condizioni, però ci teneva questa gente. Immaginate che questa gente qui, quando alla domenica, dato che erano tutti abitanti dei paesi circostanti, quando andavano a messa, questo me lo raccontano i vecchi gasisti, si mettevano in divisa da gasista, col cappello da gasista, perché era una cosa importante farsi vedere e far capire alla gente, no, ai loro paesani, che lavoravano all'Italgas di Torino. Il gas veniva fabbricato, infilato dentro queste apparecchiature che abbiamo qui alle spalle, che sono i gasometri, che non erano né più né meno che dei serbatoi, che avevano due funzioni: quella di incamerare il gas, poi con il loro peso di queste campane che salivano e scendevano, no? Creavano che cosa? Una pressione sufficiente
a rifornire in bassa pressione tutta l'area circostante, di questa zona. Sono rimasti appunto questi scheletri, di gasometri che attualmente non funzionano più, rimangono soltanto come monumento, monumento cittadino, per ricordare questa storia di questo gas. I gasometri che servivano come volano per il gas che veniva prodotto giornalmente, adesso con l'arrivo del metano è cambiato tutto il sistema, non è più. Difatti, vedi, i gasometri sono vuoti, perché ormai il metano viene conservato, ci sono tubazioni sotterranee in alta pressione che sopperiscono ai gasometri. Italgas sta portando il metano nella vostra città per darvi più economicamente il calore pulito. Ero un saldatore quando l'era del metano, anche se era l'inizio tra il metano e il gas di città. E, insomma, difficoltà c'erano, però ho trovato già il lavoro molto più facile di quello che si era i nostri anziani. Dopodiché si sono state abbattute tutte tutti questi impianti di carbone, no? Di distillazione del carbone fossile. E si è andati avanti con la crechizzazione, con questi gas tecnici, sino al 1974, poi con l'avvento del metano è poi sparito tutto quanto. La metanizzazione a Torino ha voluto dire un anno e mezzo, due anni di lavoro, perché metanizzare, cioè trasformare le utenze da gas di città a metano, ha voluto dire andare casa per casa, impianto per impianto, apparecchio per apparecchio, e modificare gli ugelli, trasformare gli ugelli. Nel 1970, quando sono arrivato io, le montagne di carbone non c'erano più. Io le ho viste perché sono nato qua vicino, sono nato in via Artistica, subito qui dietro, quindi ricordo da ragazzo che qui c'è una montagna di carbone. Ma quando sono venuto io, nel 1970, il gas veniva già prodotto con del metano, cioè praticamente da un metro cubo di metano si ricavavano 2 metri cubi di gas di città. Il paesaggio è cambiato completamente da quando siamo entrati noi. Io abitavo qui, vicino appunto all'officina, e abitavo qui nella zona Vanchiglietta esattamente, che era chiamata il Borgo del Fumo, in torinese Burg dal Fum. Perché era chiamato così? Perché era una zona, no, dove i fumi, la nebbia, dominavano, specie naturalmente nel periodo invernale. Quindi era caratteristica qui di Torino questa zona, chiamata Borgo del Fumo, dovuta appunto a fabbriche che c'erano anche nella zona qui del Borgo del Fumo, più questa officina del gas. Quindi era la zona rinomata, no? Borgo del Fumo, come era chiamata, e dove abitavano tutti i dipendenti, la maggior parte dei dipendenti, più che altro impiegati e operai non addetti alla produzione del gas, perché, ripeto, questi omoni che lavoravano nei forni venivano dai paesi circostanti, quindi finito il turno se ne andavano al loro paese.
il borgo è posto in mezzo a due fiumi, tra il Po e la Dora, la nebbia incombeva sempre in qualsiasi periodo dell'anno. Allora un po' le ciminiere e un po' dovuto alla nebbia per la posizione del borgo, ecco che è venuto fuori il nome Borgo del Fumo. Ho sempre abitato qui già da ragazzino, perché qui in Corso Belgio, diciamo, c'era una casetta piccola dove c'era un tabaccaio che aveva anche l'osteria, il gioco delle voci. Lo chiamavano il Far West, perché, come dire, era l'ultima casa prima del ponte di Corso Belgio, perché il Corso Belgio, il ponte è solo dal 1928, mi pare, che prima non c'era, e difatti lì all'altezza della chiesa della Madonna del Pilone c'era una barca, c'era una fune tirata da una riva all'altra della sponda del fiume, e la barca aveva la carrucola come fosse quella del tram, del binario. Scorreva lungo la fune perché la corrente non portasse via e traghettava la gente dall'altra parte del Po. Dall'altra parte della Dora c'erano i picasas, si chiamavano, i picapere, cioè c'erano gli scalpellini che lavoravano il marmo e il granito per le tombe, perché dall'altra parte c'è il cimitero, quindi forse c'è le grosse industrie che c'erano qui nella zona adesso non ci sono più. Era una zona legata al fiume perché l'acqua serviva per il raffreddamento delle macchine, serviva, ma praticamente era emarginata, era praticamente fuori Torino. Già dall'altra parte del fiume Torino non esisteva più niente. Forse è più movimentata adesso sotto un certo aspetto, specialmente adesso con la costruzione dell'università. Certamente questa zona si sta rivalutando da una decina d'anni a questa parte, una ventina d'anni, diciamo. Io, che sono nato qua, ricordo che nel periodo della guerra la casa dove sono nato io, per esempio, è parzialmente bruciata per i bombardamenti, perché con i bombardamenti qui si cercava di colpire l'area del gas industriale e quelle piccole industrie, l'opificio militare. Quindi in tempo di guerra è stata abbastanza bistrattata questa zona. Come abbiamo visto, l'area si è trasformata, il lavoro è cambiato, dalla produzione siamo passati alla manutenzione, quindi competenze diverse, esigenze diverse per i nostri lavoratori, attraverso programmi formativi, attraverso tutta una serie di interventi che hanno appunto modificato il modo di lavorare. Oggi in questa realtà operano persone con estrazione diversa, dal settore elettrico al settore gasistico, per far fronte al teleriscaldamento e alla distribuzione del gas. Dal punto di vista delle relazioni industriali i conflitti sono stati duri, ci sono stati momenti di grossa difficoltà, però sono sempre stati superati attraverso un grosso senso di responsabilità da entrambe le parti per il bene comune del servizio dato alla collettività. L'area dell'Officina Gas di Vanchiglia è un sito storico che ha subito tante trasformazioni nel corso degli anni. Attualmente opera la società che distribuisce gas e acqua calda a Torino, quindi è una società di energia che è la AES di Torino. Siamo passati non più da un'azienda di produzione, un'azienda pesante, a un'azienda di servizi. Quindi di qua da questo luogo praticamente escono le nostre squadre che vengono chiamate per le attività di pronto intervento, per far fronte alle richieste dei cittadini, alle attività, quindi ai servizi che noi facciamo proprio per conto della cittadinanza. Servizi che sono come attività complessivo, praticamente ci sono circa un 150 operatori che tutti i giorni partono da questo punto e vanno nelle case dei cittadini a far fronte a circa 70-80 mila servizi. L'area Vanchiglia venne ceduta una parte all'Università di Torino, quindi vediamo dei nuovi siti dietro di me alle mie spalle. L'Università di Torino che adesso sta completando le costruzioni, ha fatto un polo universitario. L'interesse dell'area per noi è apparso immediatamente molto grande, perché noi abbiamo
l'insediamento di tutte le facoltà umanistiche nel centro storico. Su un'area industriale dismessa è stato fin dall'inizio una sfida in realtà, perché diciamo architettonicamente il passato si vede, viene mantenuto nella forma del gasometro che costituirà la piazza centrale e l'elemento architettonico dominante, diciamo, di tutto l'edificio. Il fatto che diventi, oltre a un centro di formazione e di innovazione, ma anche un centro che abbia un richiamo ma esplicito, diretto alle questioni dell'ambiente, questo sarebbe bello. Un gasometro come forma si presterebbe a questo. Ci sono già progetti, ipotesi, sogni su quelle cose lì e noi saremmo felicissimi che si potessero affiancare a questa realizzazione. Parlo proprio di serre, di impianti pilota, di produzione di energia, cose del genere, dal carbone al solare, alla bio, la produzione biologica dell'energia e così via. Tutto questo può realizzarsi nella immediata adiacenza di quanto noi oggi stiamo costruendo.